Buongiorno a tutti, eccoci al nostro appuntamento del venerdì. Come sempre vi chiedo cortesemente se mi mandate proprio un riscontro, un rimando affinché possiate sentire tutti bene, non dobbiamo interromperci, così poi possiamo procedere. Detto questo, partirei come ogni venerdì con gli aggiornamenti. Allora, fronte Covid, dove ormai sapete che arrivano dei dati a livello provinciale, sono direi stazionari ormai da settimane, quindi pochi casi e questo è una buona cosa, anche se qualche positivo purtroppo c'è, però insomma direi che possiamo davvero sperare che continui così perché tutto sommato la situazione è sotto controllo e gestibile. A proposito di Covid, vi anticipo subito che domani, appunto domani sera, ve l'avevo già accennato lo scorso venerdì, ma domani sera avremo, domani è il 18 marzo, che è la festa, cioè scusatemi, no, la giornata nazionale per le vittime del Covid, è una giornata istituita dal Parlamento nel 2021 e domani in occasione anche di questo anno molto particolare che per Brescia e Bergamo vuol dire capitale della cultura italiana, questo riconoscimento e questo titolo di capitale della cultura è stato dato alle due città, unica capitale proprio anche per tutta la sofferenza che abbiamo attraversato dal 2020 nel periodo proprio più caldo della pandemia, e quindi le due diocesi e le due province per domani hanno proposto questo momento unitario, quindi tutti i comuni, tutte le parrocchie delle due province alle ore 20 tutti insieme faranno suonare le campane con questo concerto di campane. Noi a Gussago vi invito fin da subito, lo trovate anche su tutte le pagine social, e domani sera alle ore 19:40, per chi vuole, ci troviamo sul sagrato della parrocchia qua in piazza per questo momento di commemorazione appunto delle vittime del Covid. Domani mattina avremo un momento invece, proprio un piccolo gesto ma significativo, porteremo un vaso di fiori ai due cimiteri di Ronco e di Sale, proprio per ricordare le vittime che lì, i defunti che sono poi stati sepolti nei due cimiteri. Non andiamo a Civine, ma perché a Civine, per fortuna, non ci sono state vittime da Covid. Quindi questo momento, domani mattina, nei due cimiteri, e poi la sera 19:40 appunto qua sul sagrato della chiesa faremo questo momento, e poi alle 20 darà il via il parroco a questo concerto di campane che unirà le due province. Suoneranno le campane sia qua in piazza ma anche a Sale, a Ronco e a Civine, quindi contemporaneamente ci sarà questo grande concerto che unisce queste due province, ma idealmente tutta la nostra nazione, che appunto ha istituito questa giornata di commemorazione. Oggi invece è 17 di marzo, giornata dell'Unità d'Italia, 1861, quindi l'Unità d'Italia, anche questa è una giornata che va sicuramente ricordata e soprattutto trasmessi i valori di questa unità ai nostri giovani affinché davvero possano crescere con questo ideale di una nazione sempre più unita e sempre più coesa, perché credo che ce ne sia davvero la necessità anche oggi a distanza di 162 anni. Altre cose che ho da dirvi, parto dai lavori di Piazza San Lorenzo che, come vi ho detto venerdì scorso, si sono conclusi. La piazza da questa mattina è aperta, quindi anche i parcheggi è tutta disponibile. Rimane chiuso l'accesso da via Don Potieri, via Chiesa, già via Chiesa, però
perché va ancora, aprirà lunedì, quindi proprio una questione di 2 giorni, perché per avere il collaudo devono passare un certo numero di giorni per l'assestamento di queste piastre che sono proprio all'ingresso della piazza, e lunedì mattina, comunque prima mattinata, sarà riaperto tutte le accessibilità alla piazza, quindi ecco, la piazza sarà di nuovo fruibile in tutta la sua funzione. Già da questa mattina però, ripeto, è aperta, sono state completate anche le piantumazioni nelle nuove aiuole, le fioriere sono state tutte posizionate e tra l'altro, ecco, nei prossimi giorni tutte le fioriere di tutta la via Roma e di tutta la piazza saranno poi rinnovate con l'impianto di nuovi fiori, in modo da renderle decorose e belle, e per rendere proprio la via e la piazza ancora più bella di quella che è diventata. Poi entro fine mese verranno installati anche i lampioni nuovi, che sono dove ci sono già le predisposizioni, quindi questi 4 lampioni nuovi della piazza. Verranno installate le nuove panchine, che saranno dotate anche di prese USB per ricarica di tablet, telefonini e quant'altro, e verranno messi anche i paletti dissuasori davanti alla biblioteca e davanti alla chiesa, proprio per impedire che qualcuno vada a parcheggiare in questi luoghi dove ovviamente è meglio non parcheggiare, visto che non ci sono i posti. E altre 2 cose che ho da dirvi sono che da oggi pomeriggio parte una grande esercitazione di protezione civile che coinvolgerà 2000, più di 2000 volontari da tutta la provincia di Brescia. Questa esercitazione avrà come base logistica il nostro centro sportivo, che così viene anche messo alla prova, perché il centro sportivo è anche, in caso di calamità o di qualche emergenza, il nostro punto strategico e di raccolta. Quindi ecco, da oggi fino a domenica pranzo, se vedete qualche movimento strano, protezione civile, elicotteri, roba di questo genere, non spaventatevi, è un'esercitazione che si concluderà domenica a pranzo. Io mi porto avanti già fin da ora per ringraziare davvero tutti i volontari della Protezione Civile che quotidianamente si mettono a disposizione per la nostra sicurezza e per la tutela del nostro territorio, in modo particolare i nostri volontari del gruppo Sentieri Protezione Civile, che a richiesta da parte della provincia di organizzare un attimino almeno la parte diciamo così, del punto nevralgico e centrale di questa grande esercitazione, come sempre, si sono messi a disposizione, quindi già da qualche settimana e da qualche giorno sono impegnati su questo fronte. Quindi ecco, grazie davvero di cuore, anche perché queste esercitazioni davvero sono molto utili, sono azioni di prevenzione, perché qualora, speriamo mai, dovesse capitare qualche emergenza, qualche calamità, poi dobbiamo sempre affidarci a questi volontari che davvero fanno un lavoro davvero molto molto importante. Cosa ho ancora da dirvi? Ecco, le altre 2 cose sono riguardanti il tema dei rifiuti. Ormai siamo prossimi all'avvio di questa consegna dei sacchi per le novità di quest'anno, che vi ho già ampiamente raccontato, quindi in settimana vi arriverà questa lettera, che da settimana vi dico che arriva, ma l'abbiamo dovuta, come dire, correggere, mettere a punto nei dettagli, ma vi arriva. Vi anticipo già che le prime date di consegna saranno a partire dal 31 di marzo, che se non sbaglio un venerdì, per cui 31, 1 e 2, e poi trovate tutte le date e tutti i luoghi. Abbiamo messo a disposizione proprio anche i sabati e le domeniche per agevolare tutti coloro che giustamente durante la settimana lavorano. Quindi in settimana vi arrivano tutti i dettagli in ciascuna cassetta della posta. Poi
Domenica è il 19 invece di marzo, sono 3 giorni, 17 Unità d'Italia, 18 commemoriamo le vittime del Covid e domenica è la festa dei papà, quindi poi in chiusura magari lo farò di nuovo, ma un augurio a tutti i papà, compreso il sottoscritto, è la nostra giornata e quindi insomma una festa importante anche questa. Un momento per le famiglie, per i figli, soprattutto per il papà, di festa. Ultima cosa che ho da dirvi, ma non meno importante, avrete visto sulla mia pagina, ma anche sulle pagine del comune, mercoledì ho avuto questo grande piacere, questa gioia, questa emozione di poter andare a Palazzo Loggia a ritirare questo meraviglioso quadro che è il quadro di Angelo Inganni, che ha come titolo Veduta di Villa, del giardino di Villa Richiedei, con sullo sfondo la Nostra Santissima. È un quadro molto importante, grande, e sarà il protagonista un po' della mostra che avremo a settembre in occasione appunto di Brescia Bergamo. Questo quadro, che è di proprietà dei Civici Musei di Brescia e che per 10 anni ha tenuto compagnia al sindaco di Brescia nel suo studio, come altri 3 quadri di Angelo Inganni, perché il sindaco Emilio Del Bono ama molto questo pittore. Però ecco, questo quadro adesso l'abbiamo accompagnato in un laboratorio di restauro dove rimarrà fino ad agosto per un lungo periodo di restauro, di ritocchi. Lo riporteremo alla sua originale splendore e il 23 settembre poi sarà insieme alle altre circa una settantina di opere di Angelo Inganni in mostra. Ma non solo, questo quadro siamo riusciti a, grazie alla generosità di due bussaghesi che hanno sostenuto le spese del restauro, che non sono di poco conto, fidatevi, ma abbiamo ottenuto con questo restauro anche il piacere di averlo come deposito a lungo termine, per cui per i prossimi anni a lungo rimarrà Gussago. Quindi dopo la mostra di Angelo Inganni verrà portato in sala consiliare, dove abbiamo già altri due ritratti eseguiti dall'Angelo Inganni. E quindi insomma, in qualche modo questo quadro, che dopo essere stato realizzato, e parliamo del 1859 se non sbaglio, dopo la morte di Angelo Inganni finì ai Civici Musei di Brescia e tornò a Gussago solo nel 1975 per una mostra che fu fatta a quell'epoca. Ora non torna più solo per la mostra, ma rimarrà con noi e insomma è una gioia, una soddisfazione. So che probabilmente ci sono cose molto più importanti, le conosco bene, bene, bene. Però insomma ogni tanto anche queste cose fanno bene a tutti, la bellezza, l'ho detto tante volte, salverà il mondo, e guardare queste opere davvero mi si allarga il cuore, perché sono opere davvero molto belle, poi per di più parlano e raccontano il nostro territorio, quindi a maggior ragione. Bene, io vi ho detto tutto, adesso passerei ai vostri commenti, alle vostre domande, dove leggo che anche a Civine c'è stata una vittima, precisamente Piotti Valeria. Emi, hai perfettamente ragione, pensavo solo che non fosse. Adesso prendo un attimo l'elenco, perché questo vuol dire che domani mattina, senza nessun problema, perché hai proprio ragione, verremo anche a Civine, ma ci mancherebbe assolutamente. Mi è sfuggita questa nostra concittadina, che è proprio vero, è stato un decesso post la prima fase, diciamo, del Covid, ma c'è stato, quindi ecco, domani mattina procediamo anche con Civine. Grazie per avermelo ricordato, Amy. Vi siete accorti che il parcheggio disabili ha l'aiuola davanti se accede alla piazza? Penso si stia riferendo alla Piazza San Lorenzo, certo che ce ne siamo accorti, direi proprio di sì, ma appunto per chi viene dalla Via Chiesa non ha nessun problema, perché ci entra comodissimamente.
È chiaro che per chi entra da via Roma in via Chiesa deve fare la manovra in retro oppure anche senza farla retro, comunque deve fare una manovra per entrare. Ma abbiamo scelto di farlo lì per due ragioni: una, perché lì ci stava, ma due, perché è il posto, diciamo così, più vicino al palazzo della biblioteca, e quindi abbiamo scelto di farlo. E avremmo potuto farlo dalla parte opposta, ma avremmo portato via un parcheggio di quelli normali, quindi il parcheggio per disabili tranquilli, che è vero che chi viene da via Roma deve fare una manovra in più, però ci entra, mentre chi viene da via Don Potieri ha un'accessibilità sicuramente agevole e insomma corretta. Sindaco, mercoledì ho segnalato l'ufficio che l'indifferenziato era stata ritirata e mi era stato detto di lasciare il sacco fuori. Ad oggi il sacco è ancora fuori, non è passato ancora nessuno. Per quanto riguarda il vetro, oggi dopo le numerose segnalazioni non sono passati la mattina presto. Urrà! Allora, per il sacco grigio, appena chiudo la diretta verifico, perché visto che abbiamo gli operatori credo fino alle 2 magari di passare, e per il vetro spero che l'abbiano capita. Abbiamo scritto una PEC, abbiamo telefonato i responsabili, ci hanno assicurato che avrebbero dato l'indicazione corretta ai loro operatori. E quindi spero che possa procedere e anche per le prossime settimane andare avanti così. Allora, verissimo, domani pomeriggio ore 14:30, altro appuntamento importante che mi ero dimenticato è... Meno male che ogni tanto c'è qualcuno che è attento e mi ricorda le cose. C'è un evento Plastic Free. Vi ho detto venerdì scorso che sabato, appunto scorso, scusatemi il gioco di parole, ma saremmo andati con una delegazione a Bologna, Palazzo Renzo, dove abbiamo ritirato il premio riconoscimento per il comune di Gusago, comune Plastic Free, che vuol dire che il comune ha attivato alcune iniziative in favore della riduzione della plastica, ma non è un traguardo, ma è proprio un inizio. A Gussago è molto attivo un gruppo di volontari che regolarmente si incontrano, si trovano e vanno a ripulire alcune zone. Domani pomeriggio, appunto, ci si trova qua in piazza 2:30, e tra l'altro così potete vedere anche la tartaruga che abbiamo ricevuto, che è il simbolo di Plastic Free, e anche l'attestato, così lo porteremo in piazza, lo vedrete tutti. E anzi, chi non sa come passare un sabato pomeriggio, vi assicuro che è un sabato pomeriggio piacevole, perché tra l'altro abbiamo il vantaggio di abbinare l'ambiente, il fare bene all'ambiente, al volontariato, anche alla cultura, perché c'è sempre l'abbinamento alla fine di questo momento di pulizia, di scoprire un angolo di Gussago magari noto, ma di cui non si conosce nei dettagli la storia. E quindi domani, se non ricordo male, è il periodo scusatemi, è il momento della pieve, ma non sono sicurissimo, per cui, però comunque un posto di sicuro che di cultura c'è. Allora, i servizi scolastici tipo mensa, trasporti, eccetera. Io mi ero speso per questa settimana, credo che davvero sia una questione di giorni, devono solo pubblicare l'avviso sul sito e poi potete procedere a tutte queste iscrizioni che sono tutti i servizi scolastici. Vediamo ancora qui, allora un attimo perché scorrono velocemente, ma li perdo. Buongiorno, mi è giunta voce che non si possono più usare le camere mortuarie, richiedei da privati, è vero. Ma allora devo dire la sincera verità, signora Adriana, che anche a me ieri qualcuno ha fatto la stessa domanda, ma è una cosa davvero che non mi risulta. La camera, l'obitorio e le camere mortuarie del nostro richiedei si usano come sono sempre state utilizzate, quindi sono utilizzate ovviamente da chi decede al richiedei e i parenti decidono di lasciarlo lì, ma anche da chi muore per altre situazioni e in altri luoghi, ma che poi vuole usare le camere ardenti del richiedei come
come, diciamo, come attesa del funerale per i propri cari. Quindi questa cosa a me non risulta, me l'hanno chiesta ieri pomeriggio. Stamattina non ho fatto un approfondimento con Ricchi e Dei, ma mi pare davvero una cosa stranissima, ecco, non mi risulta, quindi penso proprio che, spero anzi, che sia una fake news, qualcuno che ha buttato in giro una cosa così. Qualora non fosse così, vi informo, ma non capisco, non riuscirei a capire il motivo, ecco, a meno che ci sia qualcosa di cui non sono a conoscenza. Allora, se si hanno ancora i vecchi sacchi, si possono finire ad utilizzare, signor Ilaria? Sì, fino a fine maggio, poi ovviamente non vi lasciamo questo mese e mezzo, quindi aprile non lo vedo tutto perché c'è il periodo della consegna, ma entro il 15 la chiuderemo, quindi da metà aprile fino alla fine di maggio sì, fate circolare la voce, non compratene grandi scorte perché poi non li potrete più utilizzare. È stato bello vedere in televisione il nostro paese, la Santissima Domenica 5, speriamo sia solo l'inizio della cultura. Sì, è vero, a Linea Verde è stato fatto un piccolo servizio, ce ne saranno altri, quindi assolutamente sì. Allora, per Sacchio ho il diritto di due confezioni o lo stato familiare, grazie. Allora, se signor Tiziano, lei vive da solo, ha diritto a ricevere due rotoli di sacchi pari a 20 sacchi. Vediamo. Ecco, infatti ricordavo bene, Claudio Morano mi ricorda che domani, poi dopo i lavori, si va alla nostra pieve, una splendida chiesa, Santa Maria Vecchia, era la vecchia parrocchia fino al 1700, quando poi è stata costruita la nuova chiesa parrocchiale. Allora, io non vedo altre domande. Siccome ho parlato proprio in aperture, magari non tutti eravate collegati, della giornata di domani. Domani è una giornata molto importante perché è la giornata nazionale per ricordare tutte le vittime del Covid e quindi ci saranno. C'è un appuntamento importante, domani mattina una piccolissima delegazione insieme a me andrà a deporre un mazzo di fiori nei tre cimiteri, a questo punto mi era sfuggito Civine, ma giustamente faremo anche quello. E mentre è alla sera, ore 19:40, sagrato della nostra parrocchia, vivremo tutti insieme questo piccolo momento di commemorazione, perché poi alle ore 20 appunto ci sarà questo concerto di campane voluto e chiesto dalle due diocesi, Brescia e Bergamo, e dalle due province, perché quest'anno, anno 2023, dove Bergamo e Brescia sono capitale della cultura, e lo sono, l'ho spiegato prima, anche perché proprio per tutto ciò che abbiamo vissuto in quel bruttissimo periodo di 3 anni fa, è un riconoscimento che ci è stato dato, ma soprattutto un motivo in più per ripartire, per rilanciare questo territorio, e quindi era bello che le due province, le due diocesi fossero unite anche in questo momento. E quindi ci sarà questo concerto di campane, un concerto che avrà inizio alle ore 20. E anche a Gussago ovviamente toccherà a tutte le come si dice? Tutte le quattro nostre parrocchie, quindi Sale, Gussago, Ronco e Civine. Allora, vediamo se ci sono altri commenti, altre vostre richieste. No, allora ricordo ancora l'altro appuntamento di questo fine settimana, quindi da oggi pomeriggio fino a domenica pranzo ci sarà questa grande esercitazione di protezione civile provinciale, quindi più di 2000 volontari saranno impegnati in questi giorni su vari territori, non si svolgerà tutta Gussago. Gussago è il centro, diciamo così, logistico e di coordinamento che sarà presso il centro sportivo
in Casaglio, quindi da lì partirà il tutto, poi i volontari si sposteranno su vari scenari anche in altri comuni della provincia, ma poi tutto ritorna qua, quindi domani sera, anche questa sera già, ma domani sera avremo un po' di via vai di mezzi della protezione civile, di volontari, e domenica poi si conclude. Quindi ricordo ancora una volta, se vedete movimenti di protezione civile, non è successo per fortuna niente, ma è un'esercitazione. Quindi ancora una volta dico grazie a tutti i volontari, noi siamo ben lieti e contenti che la provincia di Brescia abbia scelto Mussago come punto di coordinamento, così mettiamo anche alla prova il nostro centro sportivo, che è, lo ricordo, nel nostro piano di emergenza il punto strategico qualora ce ne fosse la necessità, speriamo mai. Ok, vediamo se qualcuno deve ancora intervenire con qualche domanda, con qualche richiesta da farmi. Poi vi ho ricordato che domenica è la festa del papà, quindi mi piace anche ricordare queste giornate che sono molto importanti, direi. E bene, allora direi che siccome non c'è più nessuno che ha qualcosa da chiedere, si vede che sono stato chiaro, spero, me lo auguro. Vi saluto, vi auguro come sempre un buon venerdì pomeriggio, un buon fine settimana. Le occasioni per incontrarci questo fine settimana sono davvero tantissime, quindi mi auguro di potervi incontrare e nel frattempo vi auguro un buon fine settimana. Noi ci rivediamo venerdì pomeriggio, stessa ora, stesso canale, e arrivederci a tutti.